un attimo del problema che hanno i 5 Stelle con la Raggi a Roma, no? La spazzatura. E di che vuol parlare? No, quelli cittadini lo sapevano che era spazzatura, no, ma li hanno votati lo stesso. No, il problema adesso è il Campidoglio, per bonificarlo ci vorrà la mano di Dio. Ma non volevo Dio ha scelta tra Bangu cinese, vabbè, o Ahura Mazda persiano, oppure Santa Liberata Vergine e Martire. Sì, comunque non insulti la giunta di Roma, io dicevo la spazzatura, la monnezza vera, no? Quella per strada, intendevo quello. Ho equivocato. Mi scuso. Ah, vabbè. Mi scuso con la monnezza per averla confusa con l'attuale amministrazione capitolina. Ma perché te? Incapacità. Lei ritiene che. Che incompetenza. Ecco, certo, sì. E ignoranza. Vabbè, adesso non. Vabbè, il suo punto di vista un po' più. Ignoranza. Vabbè, lasciamo stare adesso i commenti suoi. La città fondata nel 2702. Avanti, De Luca. No, guardi che adesso io capisco. Non esiste un anti De Luca. O non so come vi regolate fuori dalla campagna. Ci regoliamo in un altro modo, vabbè. Ma può mettere se stesso da parte. Con quasi 3 millenni di storia. Sì. Che se solo Romolo avesse saputo dell'avvento della giunta Raggi in quel solco, avrebbe piantato basilico e mentuccia ed erba. Ma no, ma perché deve andare? Almeno si sarebbe sentito in giro odore di aromi e fragranza di spezie. Sì. E invece adesso Roma, tanto è forte il tanfo all'esterno degli automobilisti pur dotati di intieri imballaggi di Herber Magic, sono costretti ad appendere sullo specchietto pezzi di copertone in fiamme che bruciando generano un fumo che è comunque migliore di quella schifezza di miasma insopportabile che proviene dalle strade di quella città amministrata male dai 5 stellette e visto lo lezzo ormai da tutti soprannominati 5 stalle de Virgin Raj, la giuntetta raggetta con le orecchiette vicino alla faccetta. Ma perché devi insultare? La giunta Raggi si è insediata, il povero Papa, non la dico più.